Ieri mattina dal Molise è giunta una nuova squadra ai piedi del Gran Sasso per aiutare i soccorritori intervenuti a Rigopiano, l'hotel travolto una settimana fa da una slavina. Il soccorso racconta che il rischio valanghe è ancora alto e che stanno effettuando dei controlli per prevenire ed evitare ulteriori disagi. Dalla cronaca passiamo alla politica. Discusso ieri sera il maxi emendamento alla finanziaria, il bilancio sarà presentato il prossimo giovedì in consiglio regionale, questa mattina con la consigliera Nunzia Lattanzio impegnata nella riunione della prima commissione. Abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda le problematiche maggiormente sollevate in regione. Torniamo a parlare anche oggi dei contenuti sospetti dei tir bloccati dai carabinieri provenienti dallo stabilimento Aerambiente di Pozziglia e diretti al cementificio Colacem. Oggi l'analisi delle ceneri. Per quanto riguarda l'inquinamento alla piana di Venafro, invece, dal rapporto dell'ASREM si evince che solo l'11% derivi dal traffico. In conclusione, come di consueto, il calcio di Serie D Girone F. Ricordiamo che le Molisane, Campobasso e l'Impiagnonese sono fermi da settimane a causa del maltempo e si stanno allenando in vista degli incontri di domani, 25 gennaio, rispettivamente con Pineto e Romagna Centro. Un cordiale saluto a tutti voi, cari amici telespettatori dalla redazione di Molise TV, ben ritrovati con la nostra informazione. Apriamo nuovamente anche oggi con le notizie relative al maltempo e ricordiamo che il soccorso alpino del Molise non abbandona la speranza per la tragedia di Rigopiano. Ieri mattina è giunta una nuova squadra ai piedi del Gran Sasso per aiutare i soccorritori. Il soccorso alpino della regione intanto racconta che il rischio valanghe ancora alto e che stanno effettuando dei controlli per prevenire ed evitare ulteriori disagi. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Serena Di Sisto. A 6 giorni dalla slavina che ha cancellato l'hotel Rigopiano si scava ancora senza sosta per cercare di salvare altre vittime rimaste sotto le macerie della struttura. Tra neve e ghiaccio ieri sono stati recuperati anche 2 cuccioli di pastori maremmani e questo ha riacceso una speranza in più per i soccorritori per poter trovare altre persone in vita. Con questo spirito però lavorano anche i soccorritori del Molise, giunti nel vicinissimo Abruzzo per cercare di aiutare i colleghi. Ieri infatti la seconda squadra è giunta ai piedi del Gran Sasso. Ettore Mascieri del soccorso alpino ha descritto le fasi difficilissime del salvataggio in condizioni estreme, quelle in cui stanno operando i suoi colleghi. 3 giorni freddi, bui, ricorda, ma di cui ha conservato con grande gioia la possibilità di contribuire a salvare vite umane. Anche Ettore Mascieri, addetto stampa del soccorso alpino Molise, ci ha informato che le operazioni continuano, ma la situazione è ancora critica a causa delle precipitazioni nevose. Inoltre l'addetto ci fa sapere che al momento gli uomini del soccorso alpino del Molise stanno effettuando la messa in sicurezza della zona a causa del forte rischio di caduta valanghe. Sulla terribile vicenda tante sono le istituzioni che hanno fatto sentire la propria solidarietà per una situazione così critica, da Frattura alla Fosco Perrella, che ricorda come, nonostante siano trascorsi un po' di giorni, abbiamo ancora negli occhi le immagini della tragedia che ha colpito l'Abruzzo e l'hotel Rigopiano di Farindola, nella speranza di trovare sotto quel cumulo di macerie altre persone in vita che al momento ancora mancano all'appello, oltre a quelle già estratte nei giorni scorsi. Resta impresso in noi il grandissimo impegno, la profonda gratitudine, la grande umanità di tutti i soccorritori e volontari che imperterriti, nonostante le enormi difficoltà del caso, continuano a lavorare senza sosta. Tra questi gli angeli della neve, per noi è motivo di profondo orgoglio. Ci sono anche 4 unità del soccorso alpino del Molise. A loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per quanto stanno facendo, la professionalità, l'esperienza e la fermezza messa a disposizione per questo tragico evento. Meritano un plauso, un riconoscimento profondo, soprattutto concreto. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Isernia, tenente colonnello Marco Cucuini, si è recato presso la sede del comando compagnia Carabinieri di Agnone per ringraziare il personale prodigatosi nell'incessante attività di soccorso in aiuto alla popolazione in occasione delle abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato l'Alto Molise, nonché per l'analoga operosità dimostrata nella limitrofa regione dell'Abruzzo, ancor più duramente colpita dalle avverse condizioni climatiche.
Cambiamo argomento e parliamo di istruzione e formazione professionale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emesso il decreto che assegna alla Regione Molise circa 1 milione di euro per le attività programmate. A comunicarlo è proprio il Presidente della Regione, Paolo Di Laura Frattura. Il finanziamento è ripartito in base al numero degli iscritti e qualificati nelle agenzie formative accreditate, negli istituti professionali e nel nuovo sistema formativo duale che prevede almeno il 40% di ore di attività svolte in azienda. Il numero dei qualificati a livello regionale nel settore ha avuto una crescita esponenziale, passando nel corso del triennio da 99 alunni, dato riferito all'anno scolastico 2012-2013, a 372 alunni nell'anno scolastico 2013-2014, infine a 719 alunni nel 2016. Ancora politica, perché è tempo di bilanci. Discusso ieri sera il maxi emendamento della finanziaria, giovedì probabile blitz del Consiglio regionale. Assenti alla seduta di ieri Scarabeo e Petraroia, ce ne parla ancora Serena Di Sisto. Riunione fino a tarda notte a Palazzo Vitale per l'esame del maxi emendamento alla manovra di bilancio 2017 che Frattura vuole portare in aula e far approvare giovedì prossimo. Perché sia stata scelta la formula del maxi emendamento per tagliare le ali a qualunque proposta o idea di variazione delle proste in bilancio? In sostanza, con questo passaggio si è dentro o fuori. Significa che o passa il maxi emendamento o si va tutti a casa per il conseguenziale immediato scioglimento del Consiglio regionale. Per via di una possibile rinuncia degli stipendi, sembra un'ipotesi abbastanza remota questa. Frattura invece sta stringendo i tempi al massimo, convinto che la logica della poltrona e dell'indennità alla fine gli daranno una mano a far passare il bilancio senza troppi traumi. Riunione con due assenze più significative, quella di Massimiliano Scarabeo, che è stato di parola avendolo pronunciato, e quella di Michele Petraroia, già impegnato in altro incontro. Ma anche Vincenzo Niro e Francesco Totaro, al momento di entrare, hanno fatto capire di voler discutere, non essere disposti ad accettare a occhi chiusi una manovra di bilancio che presta il fianco a numerose osservazioni, in sostanza quelle di Petraroia, che parla di un bilancio praticamente ingessato. Sottratti i retti per i debiti pregressi, restano 100 milioni di euro destinati per 38,5 milioni agli stipendi del personale, 5,3 milioni al cofinanziamento annuo di fondi europei, 4,2 milioni ad altre spese sanitarie, 7,7 milioni ai trasporti, 10,6 milioni agli enti subregionali, 1,8 milioni tra Molise dati e servizi informatici, 7,7 milioni per la centrale unica di committenza, 1 milione per l'editoria, 1 milione per l'emergenza neve, 2 milioni ad altri enti e Fondazione Molise Cultura, 2,2 milioni all'avvocatura, 550 mila euro alla protezione civile, 5,7 milioni al Consiglio regionale, 4,7 alla Giunta regionale. Restiamo in tema bilancio, perché questa mattina si è riunita la prima commissione consiliare con vicepresidente la consigliera Nunzia Lattanzio. Giovedì, lo abbiamo detto, in consiglio saranno presentati bilancio e maxi emendamento finanza. Noi con la consigliera Lattanzio abbiamo fatto il punto della situazione, evidenziando le risoluzioni per la maggior parte delle problematiche che sono più sollevate in regione. Sentiamola. Consigliera Nunzia Lattanzio, oggi sarà firmato, almeno per quanto riguarda la maggioranza, il bilancio regionale. Durante i temi discussi è stato evidenziato in primis quello relativo alla sicurezza delle scuole, tema che in questi giorni più che mai è alla ribalta delle cronache, ma anche politiche sociali, anche reddito minimo e così via. Sì, sicuramente i temi sono tanti, come appunto le emergenze. Lei ha rappresentato quindi la sicurezza degli edifici pubblici ma anche di quelli privati, l'emergenza degli ultimi giorni, maltempo, anche delle calamità naturali richiamano l'attenzione degli amministratori e dei politici tutti. Il bilancio, quello annuale, è uno degli adempimenti più importanti e significativi dell'ente regione e della politica stessa del Consiglio regionale. Non abbiamo un bilancio sicuramente
veramente ricco perché la situazione e i contributi governativi sono sempre più ridotti e nelle macro aree di interesse. Però è un bilancio che ci consente sicuramente di ottemperare agli obblighi necessari relativi ai debiti contratti negli anni e speriamo poi che nel corso delle attività amministrative e durante l'esercizio finanziario del 2017 possa intervenire ancora una volta lo Stato con contributi significativi in aree di sviluppo e di interesse sociale importantissime. Senta, parliamo un po' dell'aspetto sanitario. E l'aspetto sanità devo dire che è in fase sicuramente migliorativo, è un aspetto che ci ha visto impegnati nei primi 4 anni di mandato elettorale e siamo ancora impegnati chiaramente in maniera significativa non soltanto a risanare quelli che erano i debiti originari e penso che il governo Frattura possa essere sicuramente fiero di aver rimesso un po' le carte in ordine. Ma adesso siamo certi che sia necessario da parte di tutti noi, con l'impegno chiaramente dei gruppi sociali interessati e coinvolti, sia nostro interesse, quindi dobbiamo essere impegnati a rilanciare il settore, cercando di valorizzare tutte le strutture esistenti sul territorio, dove non possibile magari insediarle con case di cura, rilanciarle con eventuali convenzioni con i privati. Questo abbiamo chiesto ieri al governatore, di vedere anche se possibile strutturare o avviare dei protocolli di intesa con i centri accreditati per dare la possibilità ai cittadini a un accesso egualitario nel settore salute. Temi immigrazione e immigrazione, il Molise è una delle terre più accoglienti d'Italia dalle ultime statistiche. Sicuramente sì, però è necessario anche in questo settore rimettere ordine e fare ordine. Benissimo ogni forma di solidarietà, però è anche utile cercare di integrare i soggetti che possono usufruire della solidarietà dei cittadini molisani, integrarli in maniera significativa anche nel tessuto lavorativo e sociale. In conclusione, qualcosa per i giovani, qualche buona notizia a livello economico, a livello di rioccupazione? Guardi, l'obiettivo è quello di riportare la circolarità economica in maniera più significativa nel nostro territorio. Quando c'è circolarità di denaro è possibile anche pensare di poter far bene per i giovani che sono l'asse portante del nostro sviluppo sociale e anche culturale. Le politiche giovanili sono quelle che forse hanno sofferto di più in questo periodo, in questa consigliatura, perché troppo oberati tutti e preoccupati dal settore sanità, dal settore lavoro e disoccupazione così incalzante. Però è chiaro che se c'è economia anche i privati possono decidere di aprire nuove soluzioni alle generazioni, diciamo quelle più capaci e più motivate anche e incuriosite da questo settore, che è quello lavorativo, che poi segnerà il loro futuro. Quindi istruzione e lavoro con grande interesse e sguardo verso i giovani. Interviene sulla questione degli investimenti INAIL per le nuove scuole Pierpaolo Nanni e afferma che è scaduto lo scorso venerdì il termine per aderire al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che offriva alle regioni interessate l'opportunità di inviare dichiarazioni di disponibilità per aderire all'iniziativa che destina fino a 100 milioni di euro al piano edilizia scolastica per la realizzazione di nuovi edifici scolastici rientranti nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL. Abbiamo deciso di non rispondere al bando, esordisce l'assessore, in quanto, così come proposto, quel bando non offre le opportune garanzie alle regioni. Sia l'ANCI che diverse regioni hanno mostrato perplessità chiedendo un nuovo esame della misura che tornerà al vaglio della conferenza. Torniamo a parlare anche oggi dei contenuti sospetti dei tir bloccati dai carabinieri e provenienti dallo stabilimento aerambiente di Pozzilli e diretti al cementificio Colacem. Oggi l'analisi delle ceneri. Per quanto riguarda l'inquinamento alla piana di Venafro, invece dal rapporto dell'ASREM si evince che solo l'11% derivi dal traffico. Il servizio.
La questione inquinamento ambientale della piana di Venafro rappresenta ancora un problema per la popolazione, che è costretta a convivere con dati sempre più allarmanti dei livelli delle polveri sottili e del diossido d'azoto. Le considerazioni di molte associazioni locali che difendono l'ambiente, il territorio e la salute non lasciano dubbi sulla necessità di intervenire su tale questione. Sono intervenuti in primis i cittadini con l'importante manifestazione che si è svolta lo scorso 14 gennaio. Precedentemente il Comune aveva chiesto analisi di laboratori esterni, oltre a quelle periodiche dell'ARPA. Il rapporto dell'ASREM inviato alla Regione al riguardo ha evidenziato che lo sforamento non è dovuto esclusivamente alle auto. In termini percentuali, infatti, solo l'11% dell'inquinamento della piana di Venafro dipenderebbe dal traffico. Intanto cresce l'attesa per l'esito degli esami che saranno eseguiti nella giornata di oggi sui contenuti sospetti dei tir sequestrati nella piana di Venafro. Ricordiamo che lo scorso dicembre i carabinieri e forestali hanno fermato e sequestrato due tir provenienti dall'inceneritore di Pozzilli e diretti al cementificio di Sasto Campano. La procura ha disposto accertamenti di tipo chimico sui campioni prelevati per capire se gli scarti dei rifiuti bruciati dall'erambiente siano stati correttamente trattati, prima di finire alla Colacem, che potrebbe riutilizzarli per produrre cemento e derivati. Le abbondanti ed eccezionali nevicate che si sono registrate su tutto il territorio del capoluogo molisano e la formazione di ghiaccio hanno richiesto, fa sapere il comune di Campobasso, un notevole spargimento di sale e continui e straordinari servizi di pulizia delle strade che hanno provocato qualche danno all'asfalto che, appena le condizioni meteorologiche miglioreranno, sarà possibile ripristinare per garantire agli automobilisti una viabilità più sicura. Il comune ringrazia la popolazione per la collaborazione dimostrata e coglie l'occasione per chiedere scusa per via di qualche inevitabile disagio arrecato ai cittadini. Torniamo a parlare dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia, che ha aperto le porte alla cittadinanza. La collega Lucia Lozzi ha ascoltato, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, la preside, che ha evidenziato l'importanza della classe 2.0, ma in particolare la scuola Andrea di Isernia è conosciuta per un corso interamente dedicato al mondo della musica. Ne abbiamo parlato con il docente Marcello Rivelli. Sentiamolo. L'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, abbiamo detto, apre le porte alla cittadinanza. In effetti c'è un aspetto dell'Andrea di Isernia che coinvolge particolarmente i ragazzi. L'aspetto musicale, tante le classi, quante, e soprattutto il feedback che lei riceve proprio dai ragazzi stessi che si iscrivono. Sì. Sì, praticamente è basato sul, noi abbiamo l'indirizzo sulla sezione A, quindi un corso completo delle tre classi, ed è praticamente il primo corso istituito nella provincia di Isernia, quindi già dal 96 con allora il preside di Nezza, insomma. Quindi è un corso a tutti gli effetti, appunto, attivissimo. Da allora non ha mai avuto cali di, appunto, di entusiasmo, e i ragazzi sono veramente molto molto attivi. E tra l'altro, appunto, è una, diciamo, quella, la caratteristica è quella di avere un vero corso quando fu istituito, appunto, perché poi ci furono delle, diciamo, trasformazioni in forme di laboratorio con le varie riforme. Invece noi manteniamo ancora questa tipologia di assetto che richiede una certa qualità, perché appunto i ragazzi usufruiscono di una vera e propria lezione singola, hanno due rientri pomeridiani di 2 ore e praticamente una buona parte di queste ore sono, appunto, di lezione a tutti gli effetti, come se fossero quasi delle lezioni private, insomma, oltre a alle altre attività, ovviamente, di musica d'insieme, come l'orchestra, i gruppi da camera, i vari ensemble che effettuiamo, diciamo. Lei, Rivelli, è in docente di? Io sono docente di chitarra classica, nello specifico, insomma. Quali strumenti in particolare scelgono i ragazzi? I ragazzi, fondamentalmente, per una questione così ormai di tradizione, inizialmente hanno una grossa richiesta sugli strumenti come il pianoforte e la chitarra, che sono tra quelli ovviamente più conosciuti, dovuti anche ai vari generi musicali. Ma nel nostro corso, appunto, abbiamo il violino, il flauto traverso, dall'anno scorso il corso di percussioni, quindi stiamo mano a mano allargando, e appunto la richiesta è sempre più crescente grazie, appunto, a queste tipologie di strumenti. Si sentono coinvolti anche nei concerti che poi vengono rappresentati dalla scuola stessa? Sì, certamente, ci sono molte attività parallele che, oltre al corso vero e proprio, appunto, i vari concerti ormai istituiti da,
da diversi anni, con appuntamenti quasi d'obbligo come il concerto di Natale, manifestazioni di fine anno, vari saggi, partecipazione a rassegne, ci sono appunto vari momenti in cui hanno la possibilità di usufruire di questa bellissima attività appunto per loro. In termini numerici quante le classi quest'anno? Quest'anno il corso è, ripeto, per una questione proprio ministeriale, è basato su un'unica sezione, quindi sono tre le classi. Mediamente ogni classe è formata da 24 alunni, perché questo deve tenere conto che è un problema praticamente molto elementarmente tecnico, nel senso che un corso di questo tipo prevede 4 docenti esclusivamente di musica, e quindi tradotto in termini molto elementari sono 4 stipendi per il Ministero in più. Quindi attivarne ovviamente ci sarebbero le possibilità, ma ogni qualvolta si attiva un corso del genere devono subentrare 4 docenti nuovi. Questo è l'unico ostacolo, francamente, non la richiesta. Ostacolo lo vediamo come ostacolo, ma io vedrei anche come una qualifica, una professionalità, che è un valore aggiunto che si dà alla scuola. Senz'altro, anche perché c'è una vera e propria richiesta di titoli ben precisi, che poi fondamentalmente sono gli stessi che richiedono per l'insegnamento del conservatorio a tutti gli effetti, quindi dei veri e propri titoli artistici. La campagna di check-up oculistici nelle scuole denominata Occhio ai Bambini avrà inizio lunedì 30 gennaio fino all'11 febbraio presso l'Istituto Comprensivo Pilla di Venafro e dal 13 al 22 febbraio presso l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Colli al Volturno. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sezione di Isernia, e con il Comune di Venafro. Al fine di promuovere una corretta informazione sulla salute degli occhi, al termine della visita oculistica ai bambini verrà consegnato un DVD informativo dedicato ad alcuni consigli utili. Si tratta quindi di un'iniziativa di grande valenza medica, data l'importanza della prevenzione. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva. In apertura, come di consueto, il calcio di Serie D Girone F. Ricordiamo che le molisane Campobasso e Olimpia Agnonese sono ferme da settimana a causa del maltempo, ma si stanno allenando in vista degli incontri di domani, mercoledì 25 gennaio. Sentiamo. Continuano i problemi legati al maltempo anche nel campionato di calcio di Serie D. Nel girone F sono state rinviate altre 3 gare a causa delle abbondanti nevicate negli ultimi giorni. Si tratta di Campobasso Jesina, Olimpia Agnonese Pineto, Matelica San Nicolò, che saranno recuperate nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio. Domani, mercoledì 25 gennaio, invece alle ore 14:30 saranno recuperate Fermana San Nicotò, Matelica Alfonsinese, Campobasso Pineto e Olimpia Agnonese Romagna Centro, gare già rinviate in 2 occasioni sempre per il maltempo. Tuttavia ricordiamo che per il Campobasso questo non è un buon anno. Infatti il 2017, a parte il fermo a causa del maltempo, si è aperto come era finito il 2016, prestazione che preoccupa in piazza sempre di più. La classifica inizia a diventare pericolosa con la zona play-out sempre più vicina. Intanto attendiamo l'incontro di domani per una possibile risalita in classifica. Ancora calcio di Serie D Girone F, parliamo questa volta della partita tra Monticelli e Vassese dell'ultimo turno di gara, è terminata 0-0, ma sentiamo il servizio. Monticelli e Vastese si sfidano sul sintetico dello stadio Villa San Filippo per la 20ª giornata del Girone F di Serie D. Presenti anche tifosi biancorossi in silenzio nel primo tempo, in segno di rispetto per le vittime del maltempo in Abruzzo. Viva la squadra di Stallone in avvio, qui c'è una veloce ripartenza orchestrata dall'ex Ascoli Iotti, che arriva di gran carriera in area di rigore, poi però su più bello non riesce a servire né Negro né Filiaggi. Lancio da metà campo di Pierantozzi proprio per Filiaggi, destra incrociare che finisce in fondo al sacco, ma tutto viene annullato per una netta posizione di fuorigioco. Su fronte opposto va la conclusione della distanza col mancino, il centravanti la Vastese, Prisco, classe 87, al rientro dopo 3 giornate di squalifica, nulla di fatto, piazzato dalla destra di Iotti, libera la difesa di mister Colavitto, poi da fuori il tiro col mancino di Cappelli, nessun problema per Russo, estremo difensore, classe 96 della Vastese, si passa al secondo tempo, corner di Fiore, respinge con i pugni Marani,
tentativo senza troppe pretese da fuori di Mensah, interessantissimo, esterno sinistro, classe 97, piazzato da posizione defilata di Negro. L'ex civitanovese però non riesce a centrare lo specchio della porta. Ancora la Vastese in avanti con Prisco. Tiro cross col mancino, si distende Marani e sventa la minaccia. Inizia a premere ora la squadra di Stallone, corner di Iotti, colpo di testa di Wade. Col sinistro al volo Negro, bellissima la risposta di Russo. Poi la sfera arriva a Iotti sulla destra, lo chiude in corner Manisi. Mister Stallone parla con i suoi collaboratori, ancora Monticelli, Iotti della bandierina, poi sempre Negro, stavolta col destro, pallone fuori di un soffio, grande chance per gli ascolani. Si fa vedere sulla sinistra, sul fronte opposto, Cosenza dentro per Fiore, bella la girata, pallone che sfiora il palo. Negro, calcio piazzato da una buona mattonella in due tempi, fa sua la sfera Russo. Nel finale Cocchieri per Giovannini, sterza poi l'intervento decisivo di Campanella che salva i suoi. Fasi vibranti del match, ancora Cosenza col sinistro, Marani è attento, 4 minuti di recupero. Giovannini ci prova con questo pallonetto con l'esterno destro, pallone di pochissimo, sopra la traversa. L'ultima fiammata è della Vastese con questa bella iniziativa personale di Felici, sinistro molto temibile, di pochissimo al lato, finisce 0-0. Il Monticelli sale a quota 25 punti in classifica. Cambiamo argomento perché il derby Under 21 di calcio a 5 va al CUS Molise, ma l'Isernia di mister Matticoli non ha sfigurato. Merito agli uomini del duo Marcella Pietrunti che hanno comandato le operazioni della prima frazione di gioco e sono andati a riposo sul 3-0. Nella seconda parte del confronto a creare più gioco sono stati padroni di casa, con il CUS bravo a gestire il vantaggio accumulato e ad incrementarlo strada facendo, tenendo sempre in punto la contesa. Protagonista in casa CUS Molise è stato Giorgio Delia, autore di 4 reti, ma tutta la squadra si è ben comportata. Questa è la nostra ultima notizia, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni meteo per la giornata di mercoledì 25 gennaio. Insiste una residua instabilità sulle regioni di sud-est nella prima parte della giornata, con occasione per precipitazioni deboli a tratti moderate, ma graduale attenzione ovunque nel corso del pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, senza particolari variazioni nei massimi. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali, con mari generalmente mossi, anche molto mosso l'Adriatico. Temperature Campobasso la minima meno 2, la massima 1, Isernia la minima meno 2, la massima 3, Termoli la minima 8, la massima 9. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.